Allora, intanto con Alessandro Poggi vi porto a conoscere il peso del mondo delle assicurazioni sulla nostra vita quotidiana. Lei fa il pianista, e aiuta sua moglie a attaccare un quadro al muro. Lei mette le dita e tiene il chiodo e sua moglie dà una martellata, sbaglia e le rompe due dita. Lei fa il pianista. Si immagini qual è il rischio economico che le deriva per tutto il resto della sua vita da un evento di questo genere. Nel campo delle assicurazioni, di un fatto possiamo essere sicuri. Ce n'è per tutti i gusti. Sono dei pianisti che assicurano le mani, no? Soprattutto quelli che arrivano dalla musica classica. Il campionario di polizze è davvero vasto. Io non l'ho fatto. Ma mai? Perché forse per scaramanzia preferisco pensare che le mie mani vadano avanti a suonare. Intanto i profitti delle compagnie sono arrivati alle stelle, i premi sono esosi ed esigue le rendite. Cerchiamo di capire perché. Noi abbiamo una situazione assicurativa che coinvolge tutta la nostra vita, è vero? E allora noi a volte facciamo una polizza assicurativa che ci copre questa area. Poi quando facciamo un'altra polizza, magari facciamo questa polizza, quindi abbiamo questa area che si sovrappone. Assicurativamente parlando, è come se aprissimo un ombrello con dentro dei grandi buchi e sopra questo ombrello nascessero degli altri piccoli ombrelli che spesso e volentieri coprono lo stesso rischio. Quindi questo è un errore. È un errore perché le compagnie non lo pagheranno mai questo rischio in più circostanze. Lo pagheranno una volta sola. Secondo Giorgio Piraccini, che da 29 anni scrive manuali indirizzati al consulente assicurativo finanziario, uno dei problemi è la mancata concorrenza tra le compagnie di assicurazione. Oggi una compagnia assicurativa di qualsiasi tipo fa un prodotto assicurativo perfettamente uguale a quello di un'altra compagnia. Sulle auto succede che a parità di prestazioni i costi sono tutti uguali o pressappoco uguali. Quanto entra l'assicurazione dentro la famiglia? Entra, a parte le obbligatorietà, ma anche per esempio la parte professionale, che spesso e volentieri deve essere salvaguardata. Oggi come oggi sono nate le unit link, delle index link, gli hedge fund, creati una serie di strumenti assicurativi che hanno una propensione a non essere più soltanto la salvaguardia della vita, ma la creazione di un capitale a scadenza che possa permettere alla persona di vivere una vita più tranquilla. Mamma! Guido l'autoambulanza anche se sono laureando in legge. Il lavoro che faccio è un lavoro ad alto rischio e quindi era giusto che io tutelassi me stesso e la mia famiglia. Quando ho scelto di comprare la casa ho pensato anche a questo. Caso di premorienza di uno dei due contestatari del mutuo, l'assicurazione paga la parte restante di mutuo che ancora rimane nella parte che non c'è più, cioè la persona non c'è più. Non ho fatto solo l'assicurazione sulla persona, ma anche sul fabbricato, quindi in caso di danno elettrico, di alluvioni, eccetera, siamo tutelati da quel punto di vista. A parte che questa è quella degli infortuni, non c'entra niente. Questa è quella della macchina. Con la stessa banca ho fatto invece un'assicurazione a parte, che si chiama Obiettivo Giovani, che è per per le mie figlie. Io ho messo un budget di partenza e vengono versati poi 50 euro al mese, tipo per 17 anni. Per quanto riguarda le altre assicurazioni che ho, sono quelle sulla macchina. Io ho due macchine, indicativamente sono 700 euro per la macchina più grande e 400 per l'altra. I costi sono molto alti. A me non verrebbe voglia di leggere i prospetti assicurativi. Se li creassero magari un pochino più schematici, facessero una sorta, che ne so, di indice generale in cui una persona vede tutti gli aspetti che sono trattati immediatamente, invece di fare il titolino scritto in un 8 e tutto il resto scritto in 4.
Quanto incide sulle vostre entrate l'assicurazione? Parecchio. Penso che sia sì intorno a 8-10% delle entrate. L'insoddisfazione è data anche dalla scarsa trasparenza. Non si capiscono quali siano veramente i costi, questo dal punto di vista di chi stipula una polizza assicurativa. I contratti sono poco chiari, hanno tantissime clausole. Ma le compagnie quanto guadagnano? È vero che non ridistribuiscono il denaro che accumulano? E perché? Sicuramente il business assicurativo sta andando molto bene. Comunque nel mercato assicurativo le compagnie sono poche, quindi quando ci sono pochi attori i giochi sono più semplici. L'offerta è sempre stata studiata dal punto di vista delle assicurazioni in maniera sicuramente conveniente. Per loro? Sì.